È stata confermata anche in appello l'assoluzione per Francesco Modesto, calciatore, oggi allenatore del Crotone, che era stato coinvolto in un'inchiesta della DDA di Catanzaro per associazione a delinquere e usura, entrambe aggravate dalle finalità mafiose nel 2006. Per la seconda volta i giudici hanno respinto la richiesta di condanna a 8 anni di reclusione avanzata nei suoi confronti dagli inquirenti, scagionandolo nuovamente da ogni accusa. I giudici del Tribunale di Catanzaro hanno accolto la tesi della difesa, gli avvocati Pasquale Marzocchi e Leo Sulla, emettendo una sentenza di piena assoluzione. Modesto era stato coinvolto il 30 agosto del 2016 nell'inchiesta L'Aqueo, della DDA di Catanzaro, che aveva portato all'arresto di 14 persone. L'accusa per il neo allenatore del Crotone era di usura aggravata dal metodo mafioso. Con questa sentenza si mette la parola fine ad un lungo incubo per il professionista crotonese. Come detto, a difenderlo gli avvocati Pasquale Marzocchi e Leo Sulla.